Buongiorno a tutti, eccoci. Eccoci anche oggi con il nostro appuntamento quotidiano con la cucina italiana. Aspettiamo qualche secondo che la diretta si stabilizzi. Così. Eccoci, eccoci. Ciao, ciao a tutti. Ecco tutti gli amici che stanno arrivando. Ciao Sabina. Ciao a tutti. Allora, oggi vi anticipo, io sono Gaia Masiero, intanto di Cucina Italiana, vi anticipo che il programma di oggi è leggermente diverso dal solito, perché questa sarà la nostra prima puntata di un nuovo palinsesto che prevede anche degli appuntamenti social. Ah, ciao Sara, eccoci. Erika, Ale, siamo tantissimi già. Aspettiamo ancora qualche secondo e poi ci colleghiamo col nostro primo grande ospite. Si parte in bellezza con questo nuovo palinsesto perché oggi sarà con noi Costantino della Gherardesca che dopo la sua esperienza terminata per quest'anno a Pechino Express ci racconterà di retroscena di quello che avete visto in Oriente, ma anche di qualche progetto davvero interessante che sta facendo sul suo canale Instagram. Con noi. Buongiorno, Oh, eccolo, ciao buongiorno, Costantino. ciao, Ciao, benvenuto, ciao, come stai? Bene, grazie, bene, molto bene. Io mi bravo. ricordo benissimo della cucina italiana anni fa, quando c'era un editore diverso e scrivevo per una rivista che aveva lo stesso editore, c'era proprio una cucina in redazione, c'era una grandissima Sì. cucina dove passava chiunque, non so se è ancora così. È ancora così, infatti è un Ah. po' il nostro fiore all'occhiello, nel senso che viene tutto cucinato in redazione e dai cuochi e poi ci sono delle redattrici molto pazienti che scrivono tutte le ricette che vengono piano piano provate. Quindi è rimasto esattamente come te lo ricordi. Abbiamo cambiato sede perché adesso siamo in Piazza Cadorna, dove c'è anche la scuola. Ah, dove c'è Piazza Cadorna e dove c'è anche Vogue. O Esatto, no? esatto. Ah, Siamo ecco, lì tutti certo. insieme e poi proprio girato l'angolo c'è la scuola della cucina italiana. Quindi diciamo che è Un cambiato lavoro qualcosa. peraltro pericolosissimo. Pensa che se io non avessi fatto il conduttore di Pechino Express sarei finito a condurre programmi di cibo e quindi Ah sarei sì, ma mai dire ingrassato. mai comunque, Costantino. Sì. Mai dire mai. A proposito, niente, ti volevo fare i complimenti per questa edizione di Pechino Express che si è conclusa alla grande, come sempre, che abbiamo Grazie, seguito. Ti grazie. volevo anche fare i complimenti perché anche quest'anno siete stati molto cattivi con i viaggiatori. Beh, quest'anno in modo particolare è proprio una cosa che vuole il pubblico. Pechino Sì. Express sì, è una gara, ma è soprattutto un programma di intrattenimento che ci tiene a smarcarsi un po' anche dai banali reality e quindi è un po' più diciamo forse inglese. Si avvicina un po' alla Sì. televisione inglese. Sì, infatti ci piace tantissimo e da una parte tifiamo per i concorrenti, dall'altra non vediamo l'ora di vederli soffrire. Eh E beh, anche certo. quest'anno li abbiamo visti mangiare delle cose veramente assurde, o comunque per noi occidentali, perché poi in realtà non sono così assurde in tutto il mondo, no? No, 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 ma io negli anni di Pechino Express, per molti anni, ho dovuto mangiare anch'io quelle cose assurde, perché il primo anno in cui ho condotto il programma c'è stato un mezzo scandalo, perché abbiamo fatto mangiare un bacherozzo a una ragazza molto magrina e petite e bellina, e ha fatto molta tenerezza al pubblico e si sono arrabbiati. Hanno detto: Costantino, poverina, l'avete obbligata a mangiare queste cose, ha pianto. Allora, da quell'anno in poi, per 6 anni, ho dovuto io mangiare tutto io prima e poi farlo mangiare a loro per far vedere che era Ah, possibile infatti era farlo. quello che ti volevo assolutamente chiedere. A me non Sì. aveva fatto tenerezza, me lo ricordo, mi era piaciuto molto vederla mangiare quel bagarozzo, però ci fa piacere sentire che anche tu li hai assaggiati. Ma ti sei appassionato a qualcosa? No, Cavallette, guarda, grilli? io posso solo dire una cosa. Se uno vuole fare la figura dell'uomo o della donna tosta, propongo di mangiare lo scorpione, perché fra tutte le cose strane che si possono mangiare, è quella che fa meno schifo, diciamo, sa di Ah. gamberetto. Sì. Ah, non è male quindi lo scorpione, Sì, sa un po' ok. di gamberetto patatina. Quindi non Quindi è rigorosamente sconvolgente lo frittissimo perché scorpione. fritto è tutto più, ok, va Sì, bene. sì.
Il problema chiaramente è che in molti di quei paesi più pericoloso dell'insetto stesso è l'olio in cui viene fritto l'insetto. Certo, quindi le friggitorie di Palermo non hanno nulla da temere, No, no, potremmo non hanno nulla da importare. temere. Detto questo, cosa succederà? Io ho fatto un programma televisivo che si chiamava Seconda Costa per Rai 2, dove abbiamo parlato del futuro del cibo e gli allevamenti di animali, di mucche non sono sostenibili da un punto di vista ambientalistico e quindi in futuro finiremo anche noi per mangiare gli insetti, ma gli europei non sono pronti a mangiare insetti come succede a Pechino Express, quindi ci arriverà la farina fatta con gli insetti. E indubbiamente entro i prossimi 20 anni si incomincerà a mangiare proteine sotto forma di farina di Sì. insetto. Sì, infatti ci sono anche delle start-up molto interessanti che fanno già i biscotti con la farina di grillo, insomma, che ci avvicinano al tema in maniera più soft. Sì, Forse un giorno saremo pronti anche noi. Ma a proposito di sicuramente. avanguardia orientale, io sono rimasta incantata dalla influencer di Mukbang. Il mukbang. Io ero un filino in imbarazzo, io non, perché non ho ben capito perché hanno questo successo. È un fenomeno coreano. Queste ragazze e ragazzi che fanno mukbang fanno un sacco di soldi, hanno proprio dei manager, lavorano per delle agenzie di comunicazione. E non ho ben capito qual è il desiderio dello spettatore di Bupang. Non ho capito se è una cosa che ha a che fare col cibo, se è una cosa feticistica, se ha una dimensione sessuale. Quindi era un po', diciamo, Sì, diffidente, disorientato. sì, disorientato verso questo fenomeno. Però, insomma, non l'ho capito, però mi sono informato e ho un po' visto come funziona. Ecco. Sì, ti dico la verità, io invece guardando dei mukbanger un paio di anni fa mi ero illusa di diventare una mukbanger anch'io qua in Italia, perché io mangio tantissimo. Però poi ho capito che in effetti non è lì il punto. Cioè, il No. punto, ecco, non è solo la quantità di cibo, ma è anche proprio il modo in cui lo mangiano, no? Molto rumoroso. Sì, bisogna fare rumore, bisogna far vedere che stai gustando molto questo cibo e che sei felice di mangiarlo. La cosa particolare è che questo è un fenomeno coreano, però chiaramente, come tutti i fenomeni coreani, sono arrivati anche nei paesi circostanti, quindi in Cina, Thailandia, Vietnam, Giappone e tutto quanto. E sono usciti dei video che hanno fatto scandalo in Europa, in Italia non sono girati molto, forse è uscito una volta un articolo su Dagospia. Di una mukbanger cinese che mangia qualsiasi cosa facendo mukbang, però con tartarughe e vari animali così, sai, in Cina è normale mangiare la tartaruga, e anche con un gatto. Allora è girato questo video di questo gatto fritto e di lei con delle forbici che tagliava dei pezzi del gatto e se lo mangiava. E quando l'ho visto mi sono sentito male, mi sono sentito male. Certo, non dirmelo, io alla mia gatta che praticamente spadroneggia in questa casa e nella mia vita, se vedessi un video del genere penso che potrei veramente sentirmi male, ma forse lì poi si va anche oltre il mukbang, ma si arriva proprio all'impossibilità di capire la cultura gastronomica, no? Fino a quel punto, Sì, no? ma Cioè lì le beh, distanze si fanno sentire. assolutamente, e le culture diverse si fanno sentire. Ahimè, io prima mangiavo qualsiasi cosa, non è vero che appena mangi qualcosa di strano poi ti si apre la mente e puoi mangiare tutto. Detto questo, Certo. l'autore Paolino Quilici, che lavora con me, lui fa addirittura dei viaggi per mangiare il cibo in giro per il mondo. Non so, è andato tipo in Estonia, un paese del genere, per mangiare il criceto, e quando era con me in Cina ha mangiato la tartaruga vicino a me, poi voleva mangiare una salamandra, ha mangiato il cane in Vietnam e tutte queste cose spaventose. Però io non ce la faccio, non ce la faccio, sinceramente, Ma non la ce cosa la più faccio. strana che hai assaggiato anche grazie alle tue esperienze di Ma viaggi, qual grazie a è Pechino stata? Express noi avevamo un problema legale. Quando eravamo a Giava, abbiamo girato a Giava molti anni fa, l'isola dell'Indonesia, l'isola più popolata dell'Indonesia, e c'è una zona in Central Java, nella parte centrale,
in cui mangiano i pipistrelli per curare l'asma. Dovevamo far vedere questa cosa e da un punto di vista legale non potevamo farli mangiare concorrenti perché siamo responsabili per la loro salute e Certo. perché c'era il rischio rabbia. E allora l'ho dovuto mangiare io. Ed è quella la cosa più spaventosa che ho mai mangiato, più agghiacciante. Ma a livello concettuale o a livello di gusto? No, ma anche a livello di gusto, perché poi avevo mangiato il Sterile. cranio, dentro c'era il cervellino del pipistrello, era spaventoso, spaventoso, spaventoso. E poi anche, vabbè, le larve, delle larve in Sud America, varie cose così. Però, per Molto esempio, in estremi. Messico, ho visto molte persone mangiare in dei ristoranti anche molto buoni, perché sai che in Messico credo che sia l'unica nazione al mondo in cui il cibo è patrimonio UNESCO. In Messico mangiano le uova di formica. Ah, piccole però. Sì, una specialità. Ok. Sì, quindi sì, davvero una cultura gastronomica anche quella da scoprire. Ma tu le hai assaggiate le uova di formica? No, 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 perché mi son detto magari. Mi viene un'allergia, ho proprio avuto paura più che dello schifo di avere qualche reazione strana, Sì, no? E certo. ho detto: no, no, per carità, sono qui in mezzo al nulla. Se mi viene qualcosa di strano, poi l'ospedale dov'è? Certo, Quindi ho capisco. evitato. Uno dei vostri seguaci sotto sta commentando anche in Vietnam, ed è vero, in Vietnam c'è proprio la cultura di mangiare tutto quello che si trova, è diverso rispetto alla Cina, perché in Vietnam è proprio. Beh, cioè, innanzitutto c'è una grande differenza culturale tra il Vietnam e la Cina, e in Vietnam fa proprio parte della loro cultura, fa parte, ci sono anche, scusami, degli abbinamenti con i liquori, quindi ad esempio il cane va mangiato d'inverno con una certa grappa di riso, insomma c'è tutto un Sì, c'è un mondo. mondo, sì. Che poi diciamo che anche il mondo italiano, più che altro il mondo italiano di qualche anno fa, in realtà potrebbe fare orrore ad alcuni, perché il mondo delle interiora cucinate negli street food di tante nostre regioni in realtà poi non è così abituale, no? Come consumo nel mondo. No, 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 Certo. ma io sono terribile su queste cose, io sono la peggior persona, cioè da ragazzino ancora mangiavo, poi man mano che passano gli anni divento più monotematico con il cibo che mangio e adesso mangio sempre le stesse cose, tendo a mangiare le stesse cose. Però Ecco. ti abbiamo Invece visto molto. in Sì? India il cibo, specialmente tutte le zone dove si mangia principalmente vegetariano, ecco lì un cibo che mi piace molto e quello lo mangerei sempre. Certo. No, però a proposito delle tue abitudini alimentari, noi ci siamo divertiti tantissimo a vederti felice al supermercato. Sì, adoro. Beh, felice, felicissimo al supermercato, anche perché è l'unica cosa che si può fare in questo momento storico in cui siamo in lockdown. Quindi il grande divertimento è andare al supermercato, anche se non ho ben capito, io sono a Roma in questo momento, normalmente vivo a Milano, ma adesso sono in quarantena a Roma, oramai da un mese, come tutti, e c'è un supermercato un pochino più lontano che ha le verdure esotiche. E quelle Ah. cose lì non sono ancora riuscito ad andarci. Bisogna capire se solo conoscessi qualche poliziotto, anche se c'è qualche poliziotto Corrompo. che mi sta ascoltando, ti prego, Se ascoltatemi al qualcuno ti vuole accompagnare al supermercato. supermercato. Sì. No, certo, sì, perché in effetti poi la norma di andare nel supermercato più vicino a casa non sempre soddisfa le nostre abitudini alimentari ormai abbastanza ricercate. Ma no, no, un esempio che fortunatamente me l'ha portato il mio manager che è dovuto andare per lavoro a Milano, ma sono le banane grandi che mangiamo normalmente ti intoppano l'intestino, invece le bananine, hai presente le bananine, le Lady's Finger ti aiutano e fanno bene la digestione, io ho bisogno delle bananine. Quindi lui lì non le trovava qui a Milano? No, a Milano ci sono, a Milano ci Ah, sono, ho dovuto ti andare ha con un portato. permesso speciale a Milano e mi ha portato indietro le bananine. Carlotta qui nei commenti sta dicendo per i Per celiaci, cioè i celiaci, celiaci certo. non trovano tutte le cose al supermercato più vicino. No, diciamo che in questa situazione una grande mano ce la stanno dando quei piccoli negozi di zona.
che stanno facendo delivery, quindi ad esempio anche i panifici piuttosto che dei piccoli alimentari che magari hanno dei prodotti più specializzati e stanno facendo le consegne a casa. Quindi il consiglio che diamo sempre, no, è quello magari di alzare il telefono perché qualcuno potrebbe insospettabilmente essere la soluzione, no? Magari anche dei negozi che di solito frequentiamo poco, ma in realtà potrebbero aiutare. Poi non so se ci sono Ascoltami, tornando invece, delle, dimmi. ma magari tu che lavori per la cucina italiana. Ah, dimmi. No, No, se ci sono vai, dei dimmi. siti online dove uno può ordinare, Allora, siti sì, online in dove uno realtà. può ordinare il mango, l'avocado. Allora, sì, ci sono, diciamo che ci sono, in realtà, fortunatamente, attualmente online si può ordinare di tutto. Quindi ci sono negozi specializzati sia per quanto riguarda la frutta esotica, sia per quanto riguarda le farine speciali, piuttosto che tutte le nostre, esigenze particolari. È che in questo momento, chi si occupa delle consegne a raggio diffuso può incontrare qualche difficoltà, perché diciamo che magari non sono abituati a una richiesta così alta, mentre invece chi si è organizzato in zona solitamente riesce di più a soddisfare le nostre richieste perché appunto ha un raggio d'azione più breve, quindi riesce un po' di più a soddisfare appunto le richieste del vicinato, diciamo, ecco, in maniera un po' più artigianale, però comunque sì, si può assolutamente provare e facendo una telefonata di solito si hanno anche delle risposte oneste sui tempi di consegna. Quindi, ma ascoltami, Ma tornando invece bene, ai tuoi bene, bene. profili social, sempre lì, non ha molto a che vedere con la cucina, ma mi sono imbattuta nella tua Instagram TV su una classifica che ha fatto molto discutere, cioè i 10 uomini più Quella degli belli del uomini più mondo. belli del mondo. Sì. Assolutamente sì, assolutamente sì. Beh, abbiamo fatto questa classifica volendo far vedere una nuova generazione di belli. E tutti in questo periodo stanno guardando Netflix, stanno seguendo le serie televisive, andando in altri sport. E quindi abbiamo fatto vedere le nuove leve. Quindi i 10 uomini più belli del mondo. Al primo posto c'era chiaramente l'attore che in queste settimane è stato conosciuto perché ha fatto Freud su Netflix e si chiama Robert Finster, è un bellissimo uomo austriaco e ha un'estetica molto diversa rispetto a quella a cui siamo abituati degli attori americani, no? Che oramai se Sì, tu noti da qualche certo. anno a questa parte in quelli, nei film, tutti quei film con i supereroi, tutti gli uomini biondi sono tutti uguali, cioè uno fa difficoltà a distinguerli. Anch'io mi confondo con i nomi, sono tutti con i denti rifatti, il È nasino, vero, è biondi. vero, E è vero. invece questi uomini qua sono, diciamo, Sì, sono unici. nati No, belli, poi ecco. tra Non sono l'altro, diventati belli dopo palestre, chirurgie certo. plastiche. Sono veramente belli, ma tra l'altro poi sono veramente uomini dal mondo, perché hai scelto delle persone, poi con il tuo comitato, ho letto che comunque c'è stato un C'è lavoro il mio molto manager serio. innanzitutto, poi delle amiche, uomini magari anche un po' con i denti storti, insomma, diciamo bellezze naturali. Ecco, sembra una Sì. cosa ovvia da dire, ma è così. No, di questi tempi non lo è così tanto, però ho Perché di questi saputo. tempi noi non ci rendiamo conto quanti attori di Hollywood sono tutti Sì, rifatti. Io non ho nulla contro la certo. chirurgia plastica, in particolar modo se uno deve fare televisione, deve essere in ordine, deve essere televisivo, ma il cinema è un'altra cosa. Sì, anche l'intensità a volte, no? Ci perde qualcosa se un viso è troppo perfetto, oppure se ha qualche simmetria che il nostro occhio non legge bene. Ho visto che poi, ovviamente, a fine classifica ha invitato tutti a lamentarsi. Bellissimo. Sì, no, ho detto lamentatevi, ditemi che ho sbagliato, ditemi se c'è qualcuno che non vi piace. E molti hanno avuto da ridire, ma quasi tutti erano abbastanza d'accordo sul numero uno, Sì, diciamo, infatti, beh, sì, era una sul primo scelta poco posto. criticabile, sì. No, però mi è piaciuta questa tua esortazione perché ho immaginato un gruppo di social media manager leggere, cioè sentire questa cosa che tu dicevi e tremare al pensiero di gestire delle lamentele online, invece ho visto che
Tu non hai paura di questa cosa, è No, ma secondo me la molto. gente deve poter discutere, dire la sua, non è che si possono imporre delle direttive senza contraddittorio con i contenuti online, insomma. Certo, Uno si sono diverte d'accordo anche, con si te, diverti anzi, poi anche in ne pubblico, nascono. si può discutere. Certo, ma allora si discuterà anche della tua prossima classifica? La prossima carestà a voi vi divertirà in modo particolare perché sarà sui dolci. Perché io ho visto che molte persone in questo periodo si divertono a cucinare e alcune addirittura a cucinare i dolci, anche se sono un filino più complessi da fare. E a me piacciono molto i dolci, li mangio una volta a settimana, la domenica, e basta, mi diverte. L'Italia non è il paese dei dolci, ci saranno dei dolci italiani, ma l'Italia non è il paese dei dolci. Io vivo in Inghilterra e lì c'erano veramente molti più dolci. C'erano più dolci, c'è una tradizione dolci più grande rispetto a quella della cucina tradizionale, no? Tant'è vero che Bake Off è un programma originariamente della BBC. Sì, poi in realtà, in effetti, noi come specialità regionali abbiamo una ricchezza di dolci, diciamo, molto abbondante, però è più vissuta come tradizione pasticcera piuttosto che tradizione in casa. Cioè, mi spiego Sì. meglio, la baking mania, no? Che è propria di tutto il mondo anglosassone, no? Di cui dicevi, in realtà è arrivata da noi un po' tardi, mentre prima il dolce buonissimo lo si andava a comprare, perché in effetti abbiamo anche una pasticceria che spesso è complicata. Ma tu. E spesso è complicata, ma di solito da noi si mangiano i dolci in pasticceria. Una persona non sta le ore a preparare un dolce primaverile come in Inghilterra dal giorno prima, mettendo tutti gli ingredienti. Insomma, da noi c'è il tiramisù che si fa in casa e poche altre robe, la crostata. Ah, Costantino, perché tu non ci segui abbastanza. Noi in realtà abbiamo tantissime ricette da fare a casa di dolci. Abbiamo una cuoca che si chiama Joelle ed è specializzata in dolci regionali, quindi abbiamo tantissime Ah, ma idee. proprio italiani. Italiani, qualche volta ci sono delle suggestioni anche europee, ma anche dal mondo, però diciamo che principalmente facciamo sia grandi classici italiani sia rivisitazioni, proprio anche per fare scoprire ai nostri lettori tutto il panorama di dolci, anche fattibili a casa con un po' di cura e che danno grandi risultati. Però tornando alla tua classifica, quindi magari faremo poi una classifica di dolci italiani, invece i tuoi dolci arrivano dal mondo, no? I tuoi preferiti. Da tutto il mondo, sì, certo. Poi chiaramente in molti paesi, ti dico, in Giappone, ad esempio, che è uno dei paesi dove si mangia meglio al mondo, il pesce, Sì. pensa che i giapponesi mi hanno insegnato come si mangia il pesce, come deve essere il pesce, io non lo sapevo bene prima di andare in Giappone, loro mi hanno spiegato anche che un mercato del pesce non deve puzzare di pesce. Mi hanno detto che in Italia la maggior parte delle volte tengono male i mercati del pesce, perché tu vai al mercato del pesce e senti l'odore. Ho detto, se il pesce è fresco, l'odore non c'è, dicono i giapponesi. Quindi quando loro Sì, hanno vanno anche nei dei pesci mercati del diversi, pesce, no? ma hanno anche i nostri pesci, Ah che sì? da qui, Ah. beh, certo, il tonno più pregiato del mondo che mangiano in Giappone viene pescato vicino alla Sicilia e alla Sardegna. Quindi arrivano da loro freschi, fanno le aste, li vendono ed è tutto estremamente fresco. Loro dicono che se spendi meno di 70 euro al ristorante per il pesce, Scusami. ti sia girata la telecamera. Sì, mi si è girata la Se telecamera. Sono. spendi meno di 70 euro per il pesce, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Cioè, Non riesco a rigirarla e non so perché mi devi spaventa. fare tap due volte sul tuo schermo. Ah, eccoli, grazie. Grazie per questo supporto. No, avevo cercato un commento perché ci chiedevano, e cercando il commento ho girato tutto. Ci chiedevano appunto a proposito del Giappone qual è il concetto di dolce in Giappone, perché è un Ah, po' ecco, lontano scusami, dal sì, stavo nostro. parlando di questa cosa. Allora, loro in Giappone è solo qualche anno che è arrivata la moda, dei latticini italiani e della pasticceria francese. Quindi adesso tu sei a Tokyo e ogni 500 metri c'è una pasticceria francese. Perché i dolci giapponesi sono sempre i soliti, sono i mochi, sono quelle cose lì e non è che c'è tutta questa scelta. Sono un po' più sani, meno dolci. E A base di adesso però fagioli, mangiano no?
Ah, bah, quelli a volte il mochi è base di riso glutinoso, a volte di fagioli rossi, a volte di tè verde, ci sono vari gusti. A me piace molto, li preferisco alla pasticceria francese, però adesso loro stanno in fissa con gli éclair e tutte quelle cose lì. Sono Quindi Tokyo scoperto. è piena di pasticcerie francesi e di negozi alimentari dove vendono latticini italiani. Ci sono degli italiani che sono andati a Hokkaido, hanno preso le mucche e fanno le mozzarelle per il Giappone, che adesso vanno molto di moda in Giappone, e la burrata e il mascarpone. Quindi se uno vuol fare un regalo a un giapponese e farlo veramente felice, burrata e mascarpone. Beh, sono molto contenta perché dopo che noi abbiamo praticamente inserito il sushi nella nostra top list dei cibi preferiti, finalmente anche noi possiamo dare un contributo ai giapponesi, no? A loro Con... è felice, anche perché da loro il mascarpone e la burrata costa carissimo, quindi se avete amici in Certo. Giappone, li andate a trovare, li portate burrata e mascarpone. Anche il mascarpone è quello che si trova al supermarket da noi. Sì, proprio Sì, pazzesco. Ma quindi però tu la dici maggior che parte prima o poi dell'Asia mangeranno proprio il non tiramisù? c'aveva i latticini, quindi capisci che fare i dolci senza latticini. Il Giappone, che era Certo. prima del boom della Corea, che c'è stato adesso, il Giappone era, diciamo, quello un po' più cosmopolita come nazione, loro sono stati i primi a mangiare i latticini, poi pian pianino gli altri, ma io mi ricordo già le prime volte che sono andato in Asia, i latticini non esistevano, non esistevano. Certo, Proprio sì. loro Ma infatti sono poi ci sono orrore, anche ancora nelle zone tantissimi. rurali. Il formaggio, loro l'idea del formaggio è spaventosa, l'idea del latte, della mucca lasciato lì a marcire, lo vedono come una cosa schifosissima, come per noi gli insetti. Certo, no, perché poi tra l'altro sono anche paesi in cui la colazione stessa non è un concetto dolce proprio perché non c'è molto l'abitudine di mangiare i dolci. A me viene in mente anche la Turchia, che è molto vicina a noi, no? Dove si consumano colazioni magari a base di cetrioli, formaggi, pomodori, quindi davvero un mondo diverso, anche se poi la tradizione turca in realtà propone in altri momenti della giornata dei dolci, no? Sì, Però in Turchia ci sono i dolci, poi c'è il loro gelato turco strano che è abbastanza buono. quello durissimo. Sì, però ecco, la colazione in Cina uno ci deve veramente essere abituato di mangiare queste cose fatte con lardo caldo e appena ti svegli. Da campioni. Quindi, ad esempio, quando giro Pechino Express, mi compro le colazioni tipo il giorno prima, se sono in Cina, trovo dei pane, delle cose così, me lo porto dietro per la mattina dopo, lo mangio. Certo, sì, un minimo. Sì, anche perché poi voi state tanto via, no? Quanto dura Noi il siamo periodo di abbastanza via, ripresa? molto veloce, saranno 40-50 giorni e chiaramente il cibo è a volte è una grande difficoltà per me. Poi per carità, gli Certo. altri sono tutti. No, ma anche per molti operatori, diciamo, quelli più italiani, anche per loro è difficile. Il nostro capo progetto quest'anno ha avuto un sacco di problemi col cibo. Sì, perché in effetti un discorso è fare una vacanza, quindi magari assumere cibo molto diverso dalle nostre abitudini per un paio di settimane, Ma poi diverso è. solitamente le vacanze le fai in alberghi internazionali, Sì, dove magari ci certo. sono le colazioni. Noi non andiamo in quei posti lì, capito? Certo, E sì. quindi uno si adatta, spesso ti adatti alla cultura del posto. Ovviamente in posti come la Corea non c'è nessun problema. Ci raccontavo qualcuno l'altro giorno, a Taiwan è ancora più buono che in Italia la colazione, anche se è salata. E dai, qualche altro spunto dalla tua classifica, anche se non vogliamo che ci spoileri tutto, però un altro paese che ti ha ispirato, che magari non ci aspettiamo tanto. La tua classifica dei dolci più buoni, Beh, un altro viaggio. per i dolci, beh, ma per i dolci sono quasi tutti, sai, c'è un dolce tipico sudamericano che viene conteso fra tre nazioni, dicono l'abbiamo inventato noi, no, l'abbiamo inventato noi, che era la tres leches, che non so neanche se finirà nella classifica, però
perché i peruviani dicono che è loro, gli ecuadoregni che è loro, gli altri tutti dicono che l'hanno inventata loro. È una specie di torta con latte condensato, latte, panna, e molto dolce. Sì, è quella cosa che Dopodiché, quando si va nei ristoranti sudamericani si fa poi l'errore di ordinare, no? Dopo un pasto abbastanza già carico, mangi quello e basta, la tua serata è finita. basta. Sì, la serata è finita. Dopodiché, la maggior parte dei dolci sono o inglesi o tedesco, austriaci, o anche molti americani. Poi negli anni Sì. uno scopre quanti cibi in realtà sono arrivati da noi dopo la scoperta dell'America. È abbastanza affascinante. Il pomodoro, il tacchino. Sì, infatti il pomodoro che poi è la base praticamente di tantissime delle nostre ricette e che ha dato una connotazione precisa al nostro modo di mangiare mediterraneo in generale, in effetti non era qualcosa che ci apparteneva, no? Fino a No, un'epoca anche abbastanza no. recente. Quindi, Sì, però sì, sì, sì. diciamo che è bellissima l'idea di poter girare il mondo e di assaggiare i sapori del mondo come fai tu, come facciamo noi quando abbiamo È l'occasione di. fondamentale. Poi alcuni paesi uno ci va proprio quasi per quello. Facci Molti degli gourmet, esempi. Taiwan, un sacco di giornalisti di cibo vanno a Taiwan come esperienza culinaria. È un paese molto moderno, molto bello, molto pulito, però diciamo che il cibo è protagonista. Poi ci hanno varie leggi per cui devono stare attenti, quindi lo street food a Taiwan è diverso rispetto alla Cina perché ci sono dei controlli, stanno attenti agli oli che usano. La verdura che loro hanno, la frutta è tutta coltivata o lì a Taiwan o in delle loro piantagioni in giro per l'Asia, vogliono sempre che sia matura, non ti danno mai un frutto acerbo, no. Certo, sono E attentissimi. un altro esempio è il Giappone, che chiaramente il Giappone costa molto caro andarci e se stai lì, stai in albergo, sai, bene o male, non è che stai in una stanza comoda con tutti i servizi Certo. come magari in Thailandia, stai in una piccola stanzina, quindi veramente il cibo è fondamentale. Detto questo, costa caro in Giappone il cibo, mentre a Taiwan molto di meno. Sì. Poi ci sono altre cucine che possono piacere molto o meno, Si parla anche tanto del l'Indonesia. Perù. Il Perù, Lima è una capitale gastronomica, ci sono dei ristoranti meravigliosi. La famosa cucina peruviana, il Questo ceviche. fermento, certo. Sì, si mangia pollo e patate in campagna. E Certo. invece a Lima è straordinario il pesce, la quantità di ristoranti, il caffè, il tutto, tutto. Cioè proprio anche Lima è composto ad andarci principalmente per il cibo. Negli Va Stati bene, noi Uniti, ci San segniamo tutti Francisco. questi appunti. Ah, sì, ci sono stata recentemente e mi ha stupito San Francisco, in effetti. Perché è una città Sì. ormai che vive, era la capitale culinaria quando c'erano i programmi di cucina, i primi programmi di cucina Top Chef, almeno un 30% degli chef erano sempre di San Francisco. Adesso è una città di servizi, quindi dove ci sono tutti i ricchi che lavorano da Google, da Facebook, quindi principalmente chi ha fatto soldi a San Francisco, se non l'hai fatti con il computer, con la tecnologia, li hai fatti con dei ristoranti. E quindi ci sono un sacco di ristoranti, ecco. Sì, infatti noi, vabbè, te lo dico, ma lo ricordo anche a chi ci segue, noi da settembre siamo anche in America con la cucina italiana USA. E lì Ah, raccontiamo fantastico, anche un complimenti. pochino, sì, abbiamo una redazione a New York, poi abbiamo dei collaboratori sparpagliati per quasi tutta l'America, ci stiamo lavorando perché l'America è così grande che insomma stiamo cercando di toccare tutti i punti nevralgici. E lì raccontiamo spesso anche proprio di questo incontro tra cultura culinaria italiana e americana, che è sempre più stretto, nel senso che l'America in realtà ha scoperto il cibo italiano da tanto, però dà anche Sì, degli sì. ottimi, no? Però dà anche molte tendenze, ottimi Beh, è lunghissimo, è contributi. una quindicina d'anni.
Sì, diciamo in senso positivo, sì. Poi l'italo-americano ha fatto anche la storia, Ah, no? no, Del no, la cibo pasta, la pizza americano. e quelle cose lì, ma poi New York c'è da 100 anni, ma dico che Sì. l'America è Sì. del paese reale americano. Una cosa interessante, mi ricordo a San Francisco che andava di moda il prosciutto italiano e c'erano delle persone che tenevano, perché le case costano carissime, è il posto al mondo dove le case costano più care. C'erano delle giovani coppie molto alla moda, molto radical, che tenevano in casa nel giardinetto un maiale per poi macellarlo e farci il prosciutto e tutte le cose. Io se allevassi un maiale in casa mi affezionerei, poi un animale del genere, non Assolutamente riuscirei poi a sì. ammazzarlo e farci il prosciutto. È troppo radical per avere cuore, Costantino. Sì. Sì, ci vuole coraggio, in effetti. Però poi da loro in realtà stiamo anche in questo periodo, soprattutto ereditando l'amore per il balcone, per questa cosa di fare un po' di home gardening anche in spazi stretti, no? Durante questo lockdown. La gioia anche di farsi l'insalatino in un vaso, così tanto per vedere crescere qualcosa. Quindi noi li seguiamo comunque, vediamo le tendenze più positive che ci portano. Ecco, quella del maialino allevato in casa, in effetti è un po' tanto. Sì. Sì, no, perché poi ti Un po' affezioni al maialino. troppo. Già. Però è vero, negli Stati Uniti ci sono queste mode e arrivano dall'Italia, arrivano dal Piemonte, dallo slow food del Piemonte. Infatti, quando in California mi chiedevano sempre del Piemonte, ah, ma lo slow food Piemonte? Io sì. Ma io ci sarò stato 2 volte nelle Langhe, massimo. Sì, E loro forse sei vengono stato in più in America che Italia. nelle Langhe. Sono stato più volte in America che nelle Langhe, io sì. Però ovviamente il cibo è straordinario. Bisogna rimediare, bisogna Sì, rimediare. sì. Va bene, allora noi ti ringraziamo per essere stato con noi perché ci siamo divertiti tantissimo. Grazie Allora, a te. aspettiamo però la tua classifica dei 10 dolci più buoni del mondo. Assolutamente. Ok, Ok? ti Ci darai anche ringrazio. qualche ricetta, avvisaci quando esce più o meno? Ma oggi che giorno è? Oggi è venerdì 17. Fine settimana Così. prossima, sì. Va bene, va bene. Allora noi ti teniamo d'occhio Ok, e poi ci risentiremo per commentarla. grazie, grazie di cuore. Ciao. Ciao, ciao, Ciao. ciao, grazie. Eccoci, abbiamo salutato Costantino, è stata una bellissima diretta che vi invito a rivedere se non l'avete fatto dall'inizio sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale YouTube, ma che sarà ovviamente disponibile anche oggi sulla nostra pagina Instagram. Saluto tutti, in tantissimi ci avete chiesto tante cose, purtroppo il tempo non era infinito, però insomma grazie per averci seguito. Io vi ricordo che gli appuntamenti di oggi non sono finiti sul nostro canale Instagram perché andiamo avanti anche questa sera, ovviamente con l'appuntamento ora di cena alle 17:30 con il nostro direttore Maddalena Fossati, al quale però seguirà un appuntamento speciale che vi consiglio di non perdere con la nostra esperta di vino Valentina Vercelli, dove si parlerà di vino buono. Ecco, quindi niente, seguiteci ancora, mi raccomando, partecipate alla nostra challenge, avete tempo ancora fino a domenica, ma in realtà anche dopo, non siamo fiscali, per preparare il vostro tiramisù e condividerlo con noi e preparatevi, mi raccomando, alla settimana prossima, che è la settimana della pizza. Quindi non potete mancare, preparateci la vostra pizza, come la potete fare, come la sapete fare, fotografatevi con la vostra pizza e con le persone che stanno passando la quarantena con voi e mandateci una sorta di cartolina da casa vostra perché è bello immaginare poi di mangiarla tutti insieme. Quindi vi aspettiamo ancora sul nostro canale Instagram, ovviamente sul sito lacucinaitaliana.it dove stiamo pubblicando tantissime idee per questi giorni, pane, pizza, come fare il lievito madre in casa. Come ottimizzare tutti gli ingredienti che abbiamo. Quindi, insomma, niente, ci vediamo questa sera sempre qui e buona giornata a tutti. Ciao.